Noi le nostre considerazioni le abbiamo già fatte in maniera molto chiara e netta in commissione, quindi andrò al punto. Ci state chiedendo, come abbiamo già avuto modo di dire, un'approvazione di questo progetto di legge al buio. Nessuna persona responsabile voterebbe mai un aumento di capitale, quindi uno stanziamento di risorse pubbliche sulla base di 27 slide, che avete spacciato per piano industriale, tra l'altro, piano che ad oggi non ha nemmeno coperture certe. E quindi, dopo 9 mesi di gestazione di questo progetto di legge, le incognite e le questioni fondamentali per noi rimangono tuttora irrisolte. Non ci viene data risposta sul futuro dei lavoratori, questione sulla quale ci siamo concentrati diverse volte. E questione che per noi rimane più che mai aperta ed è strettamente legata all'intervento finanziario che oggi andrete, noi sicuramente no, ad approvare. In un quadro, quello in cui siamo chiamati a votare oggi, in cui ci vengono irresponsabilmente negati gli atti, non possiamo analizzare il piano industriale perché non ce lo volete fornire e c'è l'incertezza più totale sui soldi e sulle coperture. Quindi noi dovremmo oggi metterci una mano sugli occhi, decidere alla cieca di mettere 5 milioni di euro di soldi pubblici a fondo perduto, senza conoscere nel dettaglio il progetto e senza un'idea di chi metterà il resto dell'investimento. Preciso, siamo concordi sul fatto che il quartiere fieristico vada riammodernato, però non lo si può fare alla cieca, senza poter vedere gli atti. Secondo noi servono garanzie prima di iniziare con un piano così economicamente impegnativo, in virtù del fatto che ci sono dei soldi pubblici di mezzo. E soprattutto, dopo i disastri combinati in questi anni, è bene che anche 5 milioni, ma anche un centesimo, e che probabilmente non saranno gli unici, vengano finalizzati bene e all'interno di un quadro che deve essere cristallino e trasparente. E così oggi non è. Nel merito del piano, o meglio delle 27 slide che abbiamo potuto vedere, perché quelle sono, devo dire la verità, io pensavo, e l'ho fatto presente anche in commissione, che si intervenisse sul taglio alle consulenze, sugli sprechi, sulla razionalizzazione delle spese, nulla di tutto questo, se non un misero risparmio di 300.000 euro su un piano di più di 100 milioni di euro sulle sole società partecipate. E invece non c'è nessun taglio, nessuna spending review per la capogruppo, quindi Bologna Fiere, e l'unica certezza invece è la volontà di mettere mano agli stipendi e alla condizione lavorativa dei dipendenti. E in ogni caso rimane il fatto che far passare il messaggio che il problema di Bologna Fiere sia solo la poca attrattività e funzionalità del quartiere fieristico è a raccontare solo la prima parte di verità, la prima metà. Perché se è vero che c'è bisogno di riqualificare il quartiere fieristico, è vero anche che c'è tutto un mondo legato alla gestione vera e propria della fiera che non cambierà, perché ai vertici della fiera, appunto, sono sempre le stesse persone da 20 anni. Quindi, come detto in commissione, va bene modificare, riammodernare, sicuramente è un'esigenza che condividiamo. Però non basta, non è solo quello il problema di Bologna Fiere. Per quanto riguarda l'integrazione, invece, che ci sia la necessità di volgere lo sguardo ai mercati esteri perché il mercato fieristico italiano fosse in stallo, è una cosa che raccontate qui dentro dal 2008, da quando è stata fatta la legge 15. E in quell'occasione si parlò di integrazione di fiere, ci dovrebbe essere anche uno studio di fattibilità con Rimini risalente a quegli anni. Quindi in questa fase ci aspettavamo degli atti concreti, non solamente delle buone intenzioni, continuare a parlare di cose di cui ben 8 anni fa si era già parlato. È evidente che noi avremmo voluto vedere lo studio di fattibilità affidato alla KPMG, che ad oggi ancora non c'è. Eppure andiamo a approvare un progetto di legge che va verso l'integrazione delle fiere senza sapere nemmeno se ci saranno dei vantaggi. Quindi tutta questa fretta obiettivamente non si spiega. Noi che siamo chiamati a votare un atto di questo tipo vorremmo votarlo in maniera responsabile, perlomeno, avendo in mano dei dati, dei numeri. Purtroppo, cioè, non veniamo messi nelle condizioni di poter deliberare in maniera consapevole.
Allo stesso modo abbiamo fatto diverse accesse agli atti, anche questa cosa è una cosa che abbiamo denunciato diverse volte, purtroppo ci si appella a sentenze che fanno riferimento, per negarci gli atti, che fanno riferimento agli enti locali e si tenta di giustificare questa cosa per analogia. La Regione non è un ente locale, cioè non è una novità che vi diciamo oggi. Tra l'altro il Presidente Boni è venuto in Commissione dicendo che ci sono da tutelare i soci privati. Bene, ma non è che è a sua discrezione darci o non darci gli atti. Ci sono delle sentenze. Ci sono delle sentenze che andrebbero rispettate. Ce ne sono del 2010, ce ne sono del 2015, in cui si dice che gli atti ci devono essere dati indipendentemente dalla quota di partecipazione della Regione o dell'ente pubblico che partecipa in questa società. Quindi noi assolutamente rigettiamo il metodo che ci è stato proposto di lavoro, perché, ripeto, vogliamo essere messi nelle condizioni di poter verificare la situazione globale di Bologna Fiere. Non ci vengono date le consulenze, non ci vengono dati i verbali del CDA. Anche lì le consulenze, possiamo vedere che cosa è stato speso, possiamo cercare di capire dove e se si può risparmiare qualcosa, perché non ci vengono date, che cosa c'è da nascondere. Qual è il problema di dare a dei consiglieri regionali che devono svolgere il proprio mandato delle consulenze o i verbali dei CDA? Perché non ci viene negato il diritto di poter accedere a questi atti e decidere in maniera consapevole di un progetto di legge così importante in cui stiamo andando a finanziare con 5 milioni di euro Bologna Fiere? In ogni caso, comunque, noi abbiamo scritto al difensore civico, il quale non nega l'esistenza della problematica. E a questo punto, siccome continuano ad esserci reticenze in questo senso e si continua ad andare avanti con degli atti di arroganza e forza, noi a questo punto ci rivolgeremo alla Consulta di garanzia statutaria e avremo modo di saggiare l'indipendenza di questo organo e in qualche modo continueremo a ribadire le nostre ragioni che questi atti ci devono essere dati, perché noi vogliamo semplicemente essere messi nelle condizioni di poter deliberare e scegliere in maniera consapevole. Penso che sia un diritto che non può esserci negato.